La leggenda del fantasma di Camilla Scarampi nel castello di Camino Monferrato è principalmente basata su un racconto letterario. Nella tredicesima novella di Matteo Bandello, si narra di uno scontro tra Scarampo Scarampi, signore di Camino, e un suo vicino nel 1494 o 1495. Dopo diversi tentativi senza successo di risolvere la disputa presso la corte dei Monferrato, Scarampo radunò delle milizie e assediò il castello del rivale. Questo atto di forza causò la morte di alcune persone e Scarampo venne convocato due volte davanti al consiglio marchionale presieduto da Costantino Comneno Arianiti. In risposta, Arianiti devastò le terre dello Scarampi e assediò il castello di Camino. Nel frattempo, Camilla, moglie di Scarampo, tentò invano di inviare vettovaglie alla guarnigione circondata e chiese la protezione di Luigi d'Orlins in Francia. Il principe francese inviò un messo con l'ordine di trattare con clemenza Scarampo Scarampi, ma l'ordine arrivò troppo tardi. Arianiti aveva già fatto decapitare Scarampo quando arrivò la notizia, e Camilla morì all'istante per il dolore. L'anno successivo, Luigi XII divenne re di Francia e decise di vendicare la morte del suo protetto. Costrinse Arianiti a fuggire dal Monferrato. Nel castello si può ammirare una lastra tombale di Scarampo Scarampi, anche se non si può confermare la sua autenticità. Inoltre, c'è un'iscrizione in caratteri gotici su un muro che ripropone i punti principali della novella di Bandello. Dalla prospettiva storica, sappiamo con certezza che Costantino Arianiti, nato intorno al 1456 e morto intorno al 1551, fu nipote di Maria Brankovic, moglie di Bonifacio III Paleologo, marchese di Monferrato. Dopo la morte di Maria, Costantino assunse la carica di governatore del Monferrato e tutore dei figli di Bonifacio III, Luigi XII, re di Francia, gli revocò la carica di governatore e lo confinò nella Rocca di Novara. Tuttavia, Arianiti riuscì a fuggire e cercò rifugio a Pisa, Venezia e infine a Roma, dove offrì i suoi servigi alla corte pontificia. Inoltre, si dice che nel giardino interno del castello, solo durante la notte di San Giovanni, si aggiri il fantasma di un castellano ucciso dai francesi nel 1631. Non è chiaro a quale episodio si riferisca questa storia, ma potrebbe essere collegato all'occupazione di Camino dagli spagnoli e dai piemontesi nel 1630, alla conquista francese dopo un breve assedio nel 1643 o alla resa di un presidio spagnolo ai francesi nel 1653. Tuttavia, i francesi se ne andarono dopo solo un giorno. In conclusione, la leggenda del fantasma di Camilla Scarampi nel castello di Camino Monferrato è principalmente basata su una storia letteraria. Tuttavia, ci sono alcune informazioni storiche su Scarampo Scarampi e Costantino Arianiti che potrebbero essere correlate agli eventi descritti nella leggenda. Il castello di Camino è situato nel basso Monferrato, dominando l'antico borgo da una posizione elevata e creando uno dei più distintivi profili collinari della zona. La sua struttura è caratterizzata da un corpo merlato, con un torrione quadrangolare che offre una vista spettacolare sulla pianura del Po e sulle Alpi. Per raggiungere il castello, si può percorrere un viale alberato che anticipa tutta la bellezza visibile dalla cima della collina. La sua storia risale all'XI secolo, quando venne costruito come edificio difensivo. Nel corso dei secoli, il castello è passato attraverso diverse proprietà, tra cui i marchesi del Monferrato e la famiglia dei Gastaldo. Nel XIII secolo, il marchese Teodoro Paleologo concesse il castello ai fratelli Tommaso e Francesco Scarampi. La famiglia Scarampi abitò qui fino al 1952, quando il castello venne venduto ai padri Somaschi. Negli anni successivi, passò di mano in mano di diversi proprietari privati. La conversione del castello da fortezza difensiva a dimora nobiliare nel corso dei secoli ha lasciato segni ancora visibili, come una biblioteca, un teatro e sale affrescate che raffigurano le vicende di Don Chisciotte. Dopo un lungo periodo di chiusura, il castello ha riaperto al pubblico. Attualmente, è possibile visitarlo su richiesta e anche prenotare il castello per eventi privati. È diventato una location popolare per matrimoni e meeting aziendali. Il castello di Camino ha anche una leggenda che coinvolge un fantasma.
Si dice che ci siano due fantasmi che vagano per il castello. Uno di loro è il conte Scarampo Scarampi, un antico feudatario del marchese del Monferrato che visse lì fino al 1494. La leggenda narra che il conte venne accusato di tradimento, catturato e decapitato. Si dice che la sua moglie, Camilla, saltò dalla torre del castello dopo la notizia della morte del marito. Si dice che si possa ancora sentire il suo pianto dalla cima della torre. Alcuni sostengono di aver visto il conte fare lunghe passeggiate con la moglie, tenendo la sua testa tra le braccia. Visitare il castello di Camino offre l'opportunità di ammirare anche altre attrazioni nel piccolo borgo. Tra queste, la chiesa di San Lorenzo, che ospita affreschi, tele e statue dedicate a San Lorenzo Martire. Un'altra attrazione è la Rocca delle Donne, un borgo suggestivo che offre una fantastica vista sulla pianura del Po. Infine, Camino vanta anche la sua big bench chiamata La Rosa del Monferrato, che offre una splendida vista panoramica dalla frazione di Castel San Pietro.